come io sono Gino Cogliandro e niente, quest'anno sarò al Teatro Nuovo con insieme a Ugo Piastrella in una commedia che è molto allegra, molto divertente, che sicuramente incontrerà il favore del nostro pubblico. Teatrale, anzi il cartellone comico del Teatro Nuovo di Salerno, che come negli ultimi due anni consta di 8 spettacoli comici, è il 27esimo anno che funziona il Teatro Nuovo, che esiste il Teatro Nuovo e che ogni anno presenta la sua stagione teatrale, che è fatta dal cartellone comico che presentiamo stamattina e da altre rassegne che andremo poi a presentare. Il cartellone comico inaugura con Gino Cogliandro, con questa commedia molto divertente, È tornato papà, poi continua con Davide Ferri, la compagnia del Teatro Totò, con Sesso, Rose e Terapia, poi abbiamo uno spettacolo musicale teatrale con Monica Sarnelli, Sirene, Sciantose, Malafemmine ed altre donne veraci, ed altre storie di donne veraci scritte da Federico Calebre. Poi abbiamo Valeria Monetti, che credo vi ricordiate sia una delle vincitrici del primo Amici, è un'attrice e cantante molto brava che negli ultimi anni ha girato con la compagnia dell'Arancia di Saverio Marconi. Adesso hanno rilevato i diritti di questo musical da camera americano e sono due anni che lo portano in giro in Italia. Ti amo, sei perfetto, ora cambia. Poi a gennaio continuiamo con Lino D'Angiò, che voi tutti conoscerete con i suoi personaggi e le sue storie. Poi avremo Stefano Sarcinelli e Gigi Savoia con questo spettacolo particolare, Atletico Minaccia Football Club, che è un po' una parodia di un allenatore di calcio alla Mourinho. Poi continuiamo con la compagnia del Teatro Nuovo con Ugo Piastrella, Margherita Rago, Ciro Girardi in una commedia divertentissima, Le pillole dell'amore, Don Felice e le pillole dell'amore, una pochade francese rielaborata e napoletana da Benedetto Casillo, molto molto divertente. E poi chiuderemo con un nostro affezionato artista ospite da molti anni, che è Gino Rivieccio, con questo nuovo spettacolo Io e Napoli. Sono 8 spettacoli comici, il costo è molto molto basso perché noi abbiamo fatto una politica per avere un po' di riscontro in più di abbonati in una situazione di crisi, abbiamo fatto una politica di prezzo molto bassa, per cui l'abbonamento costa 120, ridotto 110, per i nostri abbonati storici costa addirittura 100 euro e sono 8 spettacoli di qualità che credo sicuramente rielaborata, una commedia antica rielaborata da Gennaro Morrone, ambientata oggi, ma 7 anni fa, e che riprendiamo perché è una commedia che ci viene chiesta spesso perché è stata molto molto apprezzata. E chiudiamo con un affezionato ospite della nostra programmazione che ci tiene a essere da noi, devo dire, cerca. È tutto, l'abbonamento noi lo abbiamo contenuto già dall'anno scorso a 120 euro, ridotto 110, ma per i nostri abbonati da rigusti, ma nello stesso tempo di mantenere il passo. Un periodo di crisi come questo che abbiamo e stiamo attraversando, la prima cosa ad essere penalizzata, non lo devo certamente scoprire io, è proprio quello che la gente considera in qualche modo il superfluo, cioè il divertimento. Ma il teatro non è superfluo, il teatro è cibo. Scegliere davvero tra spettacoli per tutti i gusti, ma con il filo conduttore della qualità. Chi ha ragione, oltre ogni altra considerazione, alla presentazione di Ugo Piastrella.